Questo è uno degli obiettivi del progetto di questo ciclo di incontri, i consiglieri comunali ci raccontano. Il secondo evidentemente è quello di ragionare, partire da questa valutazione sullo stato di salute, poi cerchiamo di cominciare anche a entrare su alcune questioni, invece quali sono i nodi, le grandi questioni che in qualche modo animano il dibattito politico cittadino e come il vostro ruolo di consiglieri comunali in qualche modo si preoccupa di queste questioni e cosa ne deriva dal punto di vista anche della vostra esperienza, proprio sul piano anche personale, no? Dell'impegno, della frequenza quotidiana attorno a queste questioni, in termini di risultati, in termini di difficoltà, in termini di frequenzione, non sono mai di contrapposizione, almeno finora non sono stati così, speriamo che continuino a non essere così. Quindi la prima cosa, proprio per essere molto, molto breve, intanto do il benvenuto a Renzo Scarpa, che è il primo appunto di questo, che apre questo ciclo di incontri. Renzo Scarpa, poi chiederei a Renzo di presentarsi, ma ha una esperienza politica sedimentata, diciamo, che ha sicuramente ha vissuto molte esperienze dal punto di vista sia in consiglio comunale sia nella macchina amministrativa comunale. È del gruppo misto, attualmente siete in tre, giusto? Attualmente tre dei consiglieri del gruppo misto, anche altri consiglieri del gruppo misto hanno già manifestato il loro interesse a partecipare, in particolare Nicola Funari, però ripeto, ognuno porta la propria storia, la propria esperienza. Quindi chiederei innanzitutto a Renzo di, se hai voglia, di dirci proprio una tua brevissima presentazione, no? Sul piano personale, di biografia politica. E dopodiché cominciamo con alcune domande. Vado molto brevemente. Ho 61, quasi 62 anni. Nasco alla Giudecca appunto dal 1952. Poi negli anni 80 mi trasferisco a Mestre perché sono oggetto dell'esodo forzato che ha coinvolto decine di migliaia di veneziani. E iscritto dal 1970 al Partito Comunista Italiano e ho accompagnato tutte le sue evoluzioni fino al 2010, quindi 40 anni secchi, in cui ho ricoperto ruoli non eccellenti, diciamo, ma solite menate di segretario di sezione, membro del direttivo, membro della segreteria, eccetera, eccetera, cercando di contribuire al meglio. Sono stato anche sindacalista della CGIL per una quindicina d'anni, anche in quel caso lavoravo all'acquedotto, quindi era la CGIL Energia, la FNLE. Lì sono arrivato anche al comitato direttivo nazionale in rappresentanza appunto della parte acqua dell'energia. Ho una figlia di 30 anni ormai, sono appassionato di barca, di tutte le attività lagunari e non avendo mai avuto dal mio partito nessuna occasione di carica, questo tengo a dirlo, non ho mai avuto in 40 anni nessuna proposta, probabilmente per mia incapacità, evidentemente non ero adatto ai ruoli, di rivestire una qualsiasi carica di consigliere, di amministrazione, consigliere di municipalità, eccetera, eccetera. Per cui io al mio partito non devo dire assolutamente grazie per questa parte che mi riguarda. L'unica opportunità che ho un po' graffiato è stata questa di potermi candidare questa volta nel 2010 a consigliere comunale. L'ho giocata un po' sporca perché pur convinto di quello che facevo, del fatto che Orsoni si sarebbe rivelato quello che poi è stato, ho sostenuto alle primarie la Finkatto. Allora, in virtù dei meccanismi che conoscevo molto bene, delle quote, eccetera, sono riuscito a
proprio a scardinare questa opposizione, mi sono candidato e raccogliendo un po' di voti, insomma, di amici, e sono riuscito ad essere eletto. Sono stato nel gruppo per circa un anno, poco meno, e poi ho capito che non sarebbe stato possibile esprimere la mia idea nei confronti dell'amministrazione rimanendo all'interno di una maggioranza. E allora già avevo chiesto di uscire per poter essere più libero nell'espressione, ed è capitato quel giorno in cui si è alzato Bersani la mattina e ha detto rifacciamo l'Ulivo. Il mezzogiorno si è svegliato Renzi e ha detto rottamiamo i vecchi. Il pomeriggio Veltroni ha alzato la mano, io mi faccio una lista, ho detto cazzo basta, no, perché se ci andiamo avanti così non ci capisce più nessuno. E allora ho colto l'occasione e dicevo vabbè ragazzi, io ho già dato e sono uscito, però ho approdato appunto assieme a Nicola Funari, che era già uscito lui aveva avuto un percorso un po' diverso, l'Italia dei Valori aveva già costituito il gruppo misto e sono andato al gruppo misto, questa in estrema sintesi la mia persona. Okay. Grazie. Allora, detto questo, ecco, io penso, qual è la prima domanda è proprio molto semplice, proprio qual è l'esperienza 2010-2013, quindi ormai stiamo entrando nel terzo anno, siamo entrati nel terzo anno di consigliatura, l'esperienza proprio di vissuto quotidiano all'interno della macchina comunale, del consiglio comunale. Cioè la domanda è innanzitutto il consiglio comunale, cioè il momento in cui il consiglio comunale si riunisce, esiste uno spazio vero di dibattito o in qualche modo vi ritrovate già percorso sul piano decisionale, la frittata già fatta? Cioè, questa è la prima cosa, e soprattutto qual è, perché la cosa importante è qual è anche il livello di andata e di ritorno rispetto alla cittadinanza del rapporto con il Consiglio Comunale. Cioè, io personalmente ho la sensazione, ma spero di sbagliarmi, che ci sia una serie di filtri appunto in entrata del Consiglio Comunale, nel modo in cui si costruisce un dibattito, e anche dei filtri in uscita, no? Per esempio il ruolo, a mio avviso non particolarmente entusiasmante, dell'informazione della stampa locale. Allora, mi piacerebbe capire, insomma, se questo meccanismo, perché il foro del dibattito, il luogo del dibattito del Consiglio Comunale chiaramente è alimentato da qualcosa e restituisce a qualcosa, così dovrebbe essere un meccanismo di democrazia. Sì, recupero un'informazione che mi ero dimenticato. Nel 2005 sono stato chiamato da Michele Ionello, allora vice sindaco, ad aiutarlo come suo, chiamiamolo, segretario personale all'interno della segreteria. Io all'epoca appunto lavoravo in ASPIV e ben volentieri ho aderito a questa, sono messo in aspettativa aziendale e sono andato a svolgere questo compito in segreteria. Poi lui è andato in Parlamento, io sono andato a fare altre cose, sono uscito dal comune perché i compagni, amici compagni, non mi sopportavano più, perché perdendo il campo di riferimento non potevo stare lì. Sono andato a fare altre cose e ci sono tornato poi in segreteria di Michele, sempre lui con lo stesso ruolo. Più tardi, nel 2002 è stata la prima occasione, dopo nel 2005 quando abbiamo sostanzialmente riconquistato il comune con Cacciari l'ultima volta e dicendo. Quindi queste due esperienze mi hanno consentito di conoscere molto bene, di rendermi conto di quanto fosse articolata la macchina comunale, di quanto fosse difficile anche governarla. Quindi non ho avuto traumi nell'approdare al ruolo di consigliere comunale e capire che la macchina comunale era un'entità di potere assoluta
è difficilmente governabile. Ma ero cosciente, e sono cosciente tuttora, che la macchina comunale può essere portata ad operare al meglio. Si tratta di dare indicazioni precise e di essere sempre sul pezzo, monitorare continuamente le cose che devono essere fatte. Non è vero che la macchina comunale non funziona, la macchina comunale funziona se la fai funzionare, se hai le capacità di importi e di imporre il fatto che la macchina funzionale debba darsi da fare. Consiglio comunale, non è sorprendente neanche che il consiglio comunale sia un po' oggetto della maggioranza che governa il comune, perché da sempre la maggioranza cerca di far passare le cose che ha intenzione di fare. Di norma sono quelle relative al programma elettorale, quindi ben sapendo che c'è un'opposizione che tenterà invece di condizionare la riuscita di questo programma, cerca di fare quadrate e di organizzare le cose affinché ci sia pure un dibattito, ma che alla fine quello che esce dalla giunta sia quello che poi esce dal consiglio. Questo è però a tutti i gradi di democrazia e di rispetto istituzionale. Se tu hai l'obiettivo di un determinato programma di applicazione, quello che avevi promesso, eccetera, eccetera, non è detto che per questo devi rendere zero la discussione in consiglio comunale. Non lo puoi fare, perché in questo modo rendi inutile l'istituzione. E quello che sta accadendo, e che accade perché è debole la maggioranza, è questa. La debolezza della maggioranza non consente alla maggioranza di confrontarsi con l'opposizione. E quindi rende nullo il dibattito. Vengono lì col pacchetto, se riescono ad avere il numero legale lo portano a compimento, altrimenti cadono nella mancanza del numero legale, si riuniscono la seconda volta con 20 anziché 24 di maggioranza e fanno quello che dovevano fare la volta precedente. Per cui è evidente che oggi il pericolo di questa situazione, in cui il Consiglio Comunale alla fin fine non ha voce, non ha ruolo, non ha nessuna possibilità anche di organizzare e amministrare la città, è dovuta all'estrema debolezza della maggioranza. Finirà che il Consiglio Comunale diventa un ente inutile, diventa un qualche cosa di inutile, e si procederà a una riforma che accentrerà i poteri in altri modi, in altri ambiti, perché questo è l'inevitabile fine di questa cosa. Questo è successo in tutte le occasioni. Devo dire che è mia opinione, ma insomma dopo ognuno ce l'ha, al fatto che c'è una maggioranza molto debole corrisponde una opposizione molto debole e rinunciataria. Cioè i grandi partiti soprattutto si confrontano, ma arrivano fino a un determinato punto, poi si ritraggono, non arrivano ad affondare il colpo fino a creare le condizioni di far traballare la maggioranza, si fermano, fanno l'opposizione, fanno le interpellanze, affrontano il Consiglio Comunale, ma ben raramente, è successo solo una volta in occasione della delibera del Casinò, che siamo arrivati a mattina e sostanzialmente mancavano due dell'opposizione che avevano presentato un numero di emendamenti che avrebbero consentito di arrivare a due giorni dopo. Per cui eravamo in tre, io, Gianluigi e Zuin alla fine, che parlavamo, che cercavamo di... E siamo arrivati molto dignitosamente alle 8 di mattina, poiché abbiamo illustrato tutti gli emendamenti che avevamo e non era una opposizione peregrina, non era il filibustering in cui vai lì, leggi un foglio, sempre quello, eccetera. Erano emendamenti studiati, pensati, calcolati, illustrati adeguatamente. E allora ci siamo chiesti, ci chiediamo continuamente perché succede questo.
perché l'opposizione non fa la vera opposizione, che è l'elemento che poi caratterizza, no, il governo di una città. In questo il Consiglio perde il ruolo completamente e un po' alla volta perderà anche i poteri. Ed è una prospettiva a cui dobbiamo prepararci, perché credo che intanto viene ridotto, no, per esempio, il numero da 46 attuali a 32 o 36, se non mi ricordo più il numero, nella prossima, che per l'amor di Dio, in ambito di risparmi sul fronte dei costi della politica, dei costi dell'amministrazione, potrà avere anche un significato, anche se modesto. Ma in riferimento al panorama politico di estrema frantumazione, non garantisce poi una riduzione che estrema del numero dei consiglieri comunali la presenza di conoscenze sufficienti al buon governo di una città. Perché fino a quando ognuno si darà i propri rappresentanti, è evidente che non tutti sono in grado. Un consigliere comunale, anche come sottoscritto, che è in pensione, che si dà da fare, che insomma in qualche cosa ha già masticato di politica, ma non riesce, ma neanche il 50% delle questioni riesco a seguire. E quindi è per forza che i partiti devono darsi delle rappresentanze diverse di professionalità, di conoscenze, di disponibilità, eccetera. Se tu le riduci, va a finire che dentro al Consiglio Comunale potrebbero esserci dei vuoti spaventosi di conoscenze che potrebbero anche consentire a un voto di potere oppure altre cose. Per cui non sempre la riduzione dei numeri è confacente alla democrazia. Chiederei, Renzo, proprio per la logica proprio di agilità, sì, proviamo anche a interagire. Assolutamente, un contraddittorio mi piace molto di più. Ecco, una cosa che ti chiedo subito è questa, proprio su questa questione del fatto poi alla fine, vabbè, riduciamo, perché tanto comunque nella logica del ridurre i costi della politica, però il concetto del ridurre si può arrivare anche a zero se c'è una sorta di vacuità dell'istituzione. Il problema però è anche un tema legato a... Tu ti senti rappresentante, per esempio? Te lo faccio sul piano personale proprio. Perché, allora, la logica della politica, così come l'abbiamo conosciuta, che voglio dire che è entrata fortemente in crisi, che oggi sappiamo che, voglio dire, sta vivendo una malattia quasi mortale, è che c'era una logica di rappresentanza. Cioè, il partito organizzava pezzi di società, interessi... punti di vista, visione del mondo e delle cose, e quel partito poi costruiva una forma di rappresentanza istituzionale. Quindi c'era una catena lunga o corta che consentiva in qualche modo di arrivare a un punto, no, in cui il consigliere comunale non era da solo, era in qualche modo il terminale di un processo che affondava radici, che aveva radici da qualche parte. Senza giudicare, voglio dire, la qualità di quelle radici, ma quelle radici c'erano, no? Nei partiti popolari c'erano, ma anche nei partiti piccoli, cioè, voglio dire, non so, penso al vecchio Partito Repubblicano, no? Avevano i sensori all'interno della società. Allora il problema è qual è il grado di rappresentanza che ancora sopravvive, perché il rischio è evidente se i canali di trasmissione degli interessi sono altri, no? Per esempio, se sono se i gondolieri hanno i loro referenti precisi che stanno altrove e che non stanno in consiglio comunale, quella catena lì funziona dal punto di vista della logica di lobbying, come la chiamano gli americani, no? Quanto la lobbying è effettivamente ancora politica o quanto diventa qualcos'altro. Quella catena funziona, mentre magari il consigliere comunale che ha una sua integrità, che ha un suo percorso, eccetera, eccetera, se non è legato a qualcosa che sta fuori, fa una battaglia individuale. Ecco, la uso in termini di provocazione, ma perché secondo me capire se questa cosa tu come la vivi, insomma. Allora, è vero, e per la prima volta nella mia vita, da quando avevo 18 anni, sono slegato da qualcosa che sta fuori, che rappresenta un'entità ben precisa, con storia, consuetudini, ambizioni, eccetera, eccetera. Ma credo che non per questo non posso dire di non sentirmi rappresentativo, di non aver svolto un mio compito.
perché comunque quando tu entri in consiglio comunale devi un po' mollare la giacca della tua appartenenza politica, non che ti devi dimenticare di quello che hai detto per 40 anni eccetera, però devi essere cosciente che il tuo ruolo è leggermente diverso. In questo, quando ci si rende conto che si ha a che fare col deserto dei Tartari in tema di in tantissimi temi, in equilibri di bilancio, in controllo della spesa, in gestione delle risorse, in ruolo politico, amministrativo, in rapporti con la città, in fini elettorali, eccetera, quando ti rendi conto che attorno a te c'è una sorta di deserto in cui emergono poche personalità, e per forza sei portato a fare delle battaglie radicali, no? Io ricordo che su questo una lezione di Visentini in consiglio comunale, che spiegò all'epoca, lui era consigliere, e ricordo quando all'epoca in consiglio comunale andavano, forse c'era una concezione leninista in cui c'era il gruppo dirigente che dettava le leggi, poi no, che dettava, e in consiglio comunale andavano i migliori dei vari partiti, indipendentemente dalle idee che portavano avanti. E ricordo che spiegò perfettamente come un partito piccolo può permettersi di essere radicale, mentre un partito grande, come lo diceva al Partito Comunista Italiano all'epoca e alla Democrazia Cristiana, voi partiti grandi non potete essere radicali perché dovete mediare al vostro interno in un modo talmente esasperato che alla fine la vostra posizione è talmente confusa e vaga che mentre io sono rappresentante di un partito piccolo e posso permettermi di essere radicale. Il fatto di essere da soli ti permette di essere radicale e di non mediare con nessuno la tua azione. Se questo poi cade in un contesto in cui ti verrebbe da vomitare perché vedi l'assenza, la mancanza di impegno, la mancanza di entusiasmo, la mancanza di e anche di conoscenza e di esperienza, allora dici forse vale la pena. Alcune battaglie che credo di aver portato avanti io, prima di tutto la gestione delle risorse del comune, non ha ancora portato a risultati tangibili. Oggi il comune non spende solo quello che ha, spende molto di più, perché è costretto a fine dell'anno e ogni anno, ogni esercizio finanziario, alla famosa manovra di dicembre che si fa tra il 24 di dicembre e il 31 di dicembre, no? In cui vengono venduti pezzi di patrimonio, in cui vengono si gozzoviglia con tutti i più loschi personaggi della terra, eccetera, e via dicendo. Non siamo arrivati al fatto che per primo dobbiamo dire abbiamo 100, spendiamo 100. Dopo come li spendiamo quei 100 è fondamentale. Non se ne spendiamo 150 ma li disperdiamo e al territorio ne arriva neanche uno, no? Perché questo è il problema. Quanto del 100 che abbiamo arriva direttamente al territorio in termini di servizi, in termini di assistenza, di solidarietà, eccetera. Con 100 dobbiamo spendere 100 e dopo ci inventiamo anche. Dopo, se vendiamo un palazzo è perché vogliamo fare un qualche cosa di preciso, non vendiamo il palazzo perché siamo così secondo che non abbiamo più soldi, abbiamo speso di più. È diversa la cosa. Io vendo un palazzo perché lo vincolo a un progetto ben preciso, e allora posso anche permettermi di vendere parte del patrimonio perché è vincolato. Non lo posso vendere, cazzo, no, mi mancano i soldi, come faccio? Vendo un pezzo, cazzo, come li hai spesi quei soldi? Ma per che fine? Ecco, poi ci torniamo sulle questioni dei nodi. Ecco, io ma era per dirti che davvero la proposta che faccio è finisco. Di tenere sul. Allora, ho iniziato nel 2010 questa battaglia sul bilancio e oggi sono convinto che gran parte dei consiglieri comunali abbiano aderito a quest'idea di una razionalizzazione dell'uso delle risorse e che, tanto per dire, alcune spese fondamentali della macchina comunale che riguardano la macchina comunale sono assolutamente sotto controllo. Questa consapevolezza c'è, non si è ancora arrivati all'azione vera e propria, però
io credo che le battaglie che si fanno poi lasciano il segno, e come sappiamo la battaglia politica è di lungo respiro, no, è di lunga, no, di lena, non è che tu fai oggi una cosa e domani, no, matura fra magari fra 5-10 anni. No, non era per interromperti, semplicemente perché la proposta era proviamo a ragionare su questo tema della rappresentanza, se ci sono delle domande su questa questione, sì, posso, e poi passiamo magari agli altri. Allora, tu sei stato eletto con un programma elettorale formulato dal Partito Democratico, esatto? Sì. Si presume che il Partito Democratico abbia formulato questo programma elettorale sulla base di esigenze condivise anche dalla città, giusto? Perché riguardava problemi concernenti la città. Con questo programma elettorale tu hai raccolto dei voti. Allora la domanda della rappresentanza verte su questo. Quanto di questo programma tu sei in grado di rispondere della realizzazione ai tuoi elettori? Sì, perché credo di essere stato molto più coerente col programma del Partito Democratico io da solo che tutto il gruppo del Partito Democratico messo assieme. Il Consiglio Comunale della Provale del Patta ha detto che le grandi navi vanno fuori dalla laguna. È chiaro? E io sono d'accordo e ho votato quella cosa. È chiaro che io ho modificato il mio programma elettorale in quel momento. E io in questo momento devo portare le navi fuori dalla laguna. Non posso più restare agganciato. Cioè, ripeto, mi sono immedesimato nella figura dell'amministratore, che è diversa da quella. Tu fai, dici le cose, l'uso razionale delle risorse, il salvare i servizi sociali sono stati uno degli obiettivi da sempre della sinistra, ma li stiamo distruggendo. L'azione dell'amministrazione della Giunta in questo momento li sta distruggendo, sta eliminando i servizi di accudienza tutelare, di accudienza domestica, domiciliare, li stanno proprio, li vogliono trasformare in un buono di servizio, to 1000 euro, fai quel cazzo che vuoi. Non è questa, non è mai stata questa l'idea della sinistra. Mai nella storia della sinistra si è pensato di dare i soldi e di... No, noi garantiamo lo svolgimento dei servizi sociali, in questo caso i servizi di accoglienza, a quelli che hanno perso l'autonomia, a quelli che hanno bisogno, quelli che sono infermi, eccetera, la pulizia, eccetera, lo svolgiamo, lo organizziamo noi, lo svolgiamo e lo garantiamo noi dal punto di vista della qualità, no? Anche attraverso delle aziende speciali, delle aziende proprie, partecipate, con altri strumenti, ma mai abbiamo pensato di fare come fa Berlusconi, che dice non ti do i soldi, e cazzo, no? Allora, per fortuna che sono uscito dal Partito Democratico, altrimenti avrei dovuto uscire altre 10 volte. Se questa era la... Ok, c'è sul tema, vi invito sulla rappresentanza, perché secondo me è un tema importante. Io elettore, come sono io, parlo al partito personale, visto che sono qui a titolo personale, ho sempre sentito di evocare questa specie di fantasma della macchina comunale, non ho mai capito perché sia ingovernabile la macchina comunale da 30 anni che lo sento nominare, perciò è una specie di fantasma, ma non è questa la questione, che mi sembrava che le due domande riproponessero il fatto come lei, in che modo lei si sente avere un canale aperto con i suoi elettori in modo che quello che lei pensa, quello che lei fa, le sue scelte arrivino in una qualche modo agli elettori, che non sia solo a mezzo di una stampa che rende questa realtà difficilmente decifrabile, tenendo conto che io personalmente apprezzo molto quello che lei ha detto di queste sue scelte anche coraggiose, ma come fare a farle arrivare a quelli che l'hanno eletta? Ci sono i risposti normali, cioè le persone, innanzitutto il consigliere comunale incontra quotidianamente qualcuno o per strada o perché lo chiamano o perché ricevono una mail, qualcuno
diciamo che ha bisogno di qualche cosa, perché il bisogno è quello che determina poi il movimento delle persone, il loro attivarsi, eccetera. E poi il riscontro delle, di, rispetto a quello che si fa, ormai siamo in un mondo talmente aperto e con veloci comunicazioni che il fare una cosa significa immediatamente ricevere mail di critica o di apprezzamento, di sostegno, e che succede attraversando la città, veniamo fermati per tutta una serie di o critiche, apprezzamento, questo succede a un consigliere comunale, almeno a me succede. Per cui è la normale dialettica che si ha con i cittadini, non tutti i 300 miei elettori sono in grado di contattarli continuamente, chiaramente, però una buona parte di questi io li contatto, anzi li cerco per avere, quando ho occasione, non tutti i giorni, non tutti, neanche tutti i mesi, ma poi ci sono le associazioni, c'è il confronto anche con i colleghi consiglieri, eccetera, c'è una miriade di possibilità naturali, istintive, che portano al capire. Dopodiché avviene sempre, bisogna farla su quello che ti dice la gente, no? Perché uno ti dice bravo, sei stato bravo, dice, comincio a preoccuparmi. Però insomma, facendo un po' di misurazioni, di comparazioni, incrociando quello che dice uno che si conosce con quello che dice l'altro, si riesce a capire se si è almeno condivisi dal punto di vista dell'azione. Detto questo, rimane sempre l'oggetto della coscienza personale. Uno deve fare quello che gli detta la propria coscienza, a costo di essere anche in qualche modo o non compreso o un po' di fastidio. Perché nell'azione di un amministratore di una città importante come questa, come Venezia, è evidente che si toccano interessi costituiti anche ad un certo livello. Tra i miei elettori ci sono senz'altro motoscafisti, ci sono senz'altro gondolieri, ci sono senz'altro trasportatori, però questo non mi impedisce di avere una idea su come deve essere organizzato il traffico acqueo e quali sono anche le gerarchie di valori rispetto ai trasporti, eccetera, anche in contrasto di quello che può dire un gondoliere. Cioè, in alcuni casi l'azione di governo è nettamente in contrasto, sarà alla fine dei 5 anni poi, no, che si tireranno le conclusioni, avendo poi a che fare con una realtà che ormai è sempre più evidente, che non si è più davanti a un elettorato fisso, ingabbiato, inquadrato. C'è una migrazione di elettorato tra i vari partiti e tra le varie parti politiche, destra, sinistra, centro, Grillo, che è impressionante, per cui ormai abbiamo a che fare con elettori completamente diversi, sempre diversi. L'importante è, ripeto, fare la propria azione ed essere sempre a posto con la propria, in regola con la propria coscienza, e poi magari riscontrare anche un minimo di condivisione che avviene per questi canali che dicevo prima. Okay. Posso chiedere una cosa per quanto riguarda ancora la debolezza della maggioranza di cui ha parlato? Magari se può precisare, o chiedo, per quello che capisco, non è tanto una debolezza numerica della maggioranza perché appunto di poco, cioè per pochi voti, eccetera, perché c'è un'opposizione forte, che, ecco, ma non è piuttosto una debolezza della maggioranza, e quindi anche una debolezza, se ho capito bene, dal punto di vista proprio personale, del personale politico, eccetera, eccetera, a tutti i livelli, proprio perché le decisioni vere vengono prese altrove, e questo ormai l'hanno capito anche
gran parte degli elettori, penso. O altrimenti, cioè, faccio il punto di domanda, è questo il motivo della debolezza o qual è il motivo della debolezza? Sono tutte e due le cose assieme, nel senso che da un lato c'è la dimensione individuale dei componenti della maggioranza, dall'altro c'è i diversi ruoli che si esercitano all'interno del Consiglio Comunale e all'interno della Giunta. In Giunta io credo si percepisca anche da fuori che c'è un Dio che detta le leggi, un Dio minore che fa quello che vuole e un altro che si preoccupa del suo orticello. No, il resto non. Ci sono 3-4 assessori che hanno una funzione anche in qualche modo riconoscibile, anche in qualche modo per alcuni aspetti autorevole, dopo si può essere d'accordo o non d'accordo, e però quello che decide, quello che traccia la linea è il sindaco. Che non si impegna, questa è la mia opinione, che non si impegna per questa città, che ha mancato palesemente, platealmente a quello che era il suo primo dovere, che era quello di impegnarsi, di lavorare almeno 8 ore al giorno per questa città. E se lui dedicasse il 50% della sua azione, anche da sindaco, a difendere e tutelare gli interessi della città e a farla funzionare al meglio organizzandola in modo decente, avrebbe già svolto un grandissimo ruolo. Mia opinione è che lui neanche questa parte fa. Sì, ma allora chiedo perché no? In che senso perché no? Perché non lo fa? Ma perché non lui non l'avrebbe mai fatto? Chi lo conosce, chi lo conosceva anche prima, sapeva benissimo che era così. Ma perché è stato posto? Perché cioè, ognuno di noi ha tentato anche di governarli in qualche altro modo, io per la Fincato, qualcuno per Bettin, e poi abbiamo dovuto prendere atto. A quel punto è vero, avremmo potuto dire ma andate a quel paese tutti quanti, io mi astengo. Ma no, la scelta del meno peggio. No, quello che dice lei è importante, perché riguarda il ruolo responsabile dei consiglieri. È questo che sta dicendo. Io posso avere un sindaco inetto, esatto, ma se io gli faccio il mazzo perché sono lì presente, lo tampino politicamente, eccetera, eccetera, lui è costretto a fare quello che dico io perché io rappresento qualcuno. Questo è quello, il problema vero. Tu, caro Lorenzo, non puoi rispondere così, secondo me. Si perdono, quindi ognuno risponde come vuole. Io ho un numero sodalizio con lui, no. Ma io faccio moderatore, quindi devo moderare. Lui è un consigliere eletto a fronte di un programma che può anche cambiare, giustamente. Ma se il ruolo del sindaco viene meno, ci sono anche le mozioni di sfiducia. Insomma, ci sono gli strumenti politici per attuare la difesa diretta. Mi pare che una volta hai chiesto le dimissioni del sindaco, no? Io l'ho già chiesto, ho chiesto le dimissioni del sindaco assieme al presidente, ho chiesto le dimissioni del sindaco per il suo coinvolgimento nella questione Mazzacurati. Lui ha avuto un finanziamento pubblico di soldi pubblici attraverso il consorzio Venezia Nuova in brevi mano del presidente Mazzacurati, come pari ha avuto Brunetta, e siccome erano soldi destinati alla salvezza della città, mi sembra giusto inoppugnabile che non potevano essere dati, no? È vero che il consorzio Venezia Nuova è un pool di imprese in cui c'è gran parte di... ma è una... però scusami Renzo, proprio su questa cosa, siccome ti do atto perché ne abbiamo parlato già dopo su questo tema della dimissione, proprio te ne do atto, ne abbiamo parlato, però quello che è accaduto di fatto e accade è che il silenziatore messo alla questione, per esempio, del fatto che il signor Giorgio Orsoni figura a pagina 404 del rapporto della Guardia di Finanza, e che lui ha detto si sono sbagliati, cioè lui ha detto la Guardia di Finanza si è sbagliata, e i giornali hanno scritto la Guardia di Finanza dell'acqua adesso, no? Rischia di ridursi veramente a questione di addetti ai lavori o a un certo modo di riportare ad uso della stampa, per cui
evidentemente se c'è una cordata, quella è la cordata che dà amplificazione oppure no. Allora questo credo sia un tema di, che rende molto malato il concetto di consiglio comunale, se il consiglio comunale non riesce in qualche modo. Abbiamo detto prima della rappresentanza, cioè come rimonta la rappresentanza, no? Io sono d'accordo con lui, per esempio, sul fatto che per me il vincolo, il senza vincolo di mandato è una cosa importante di libertà, soprattutto in una crisi dei partiti, dei movimenti come questo. Però il problema è anche il ritorno, cioè quello che accade in consiglio comunale e quello che accade nel dibattito politico in comune, quanto poi torna effettivamente ai cittadini e a seconda qual è il registro, il timbro che viene usato. Questo credo che sia una questione molto preoccupante personalmente, però c'era Mario. Mario, Mario. Breve Mario. Bravissimo. Una bellissima premessa, no? Cioè, non sono sorpreso dalla situazione amministrativa. In fondo probabilmente potessi tornare indietro, non sarei così fautore del diamo tutto il potere al sindaco. Sinceramente, perché questo ha svilito completamente il consiglio comunale. La peculiarità di questo comune è che c'è una classe politica incapace, dobbiamo riconoscerlo, è una classe politica incapace che non ha avuto assolutamente un rinnovamento degli anni, perché il rinnovamento non deve essere un rinnovamento anagrafico, perché i giovani che sono in consiglio comunale adesso non fanno altro che rappresentare le idee dei vecchi, e quindi non ha avuto un ricambio vero di idee, ha avuto essenzialmente ed esclusivamente un ricambio anagrafico. Quindi questa è una cosa, e questo mi preoccupa molto, perché il domani è vicinissimo e da oggi dovremmo incominciare a parlare se vogliamo consegnare questa città al centrodestra. E abbiamo già rischiato, probabilmente, se non avessero presentato un impresentabile come Brunetta, forse molta gente non avrebbe appoggiato questo sindaco che nessuno voleva, che nessuno voleva, se non una fetta di lobby che ben conosciamo, gli affaristi che ben conosciamo, e il patriarcato. E quindi insomma è una situazione che non mi stupisce più di molto, più di tanto. Quello che invece volevo capire era questo: tu, ci diamo di tutti, no? Per voi. Beh, ci siamo scontrati qualche volta, con, a proposito di vicende passate. Tu dici, ho un feedback su quello che decido nel momento in cui incontro la gente per la strada o mi mandano una mail, eccetera. Ma a me non interessa questo. Cioè, a me interesserebbe capire il contrario. Cioè, nel momento in cui tu sei dentro ad un partito organizzato e strutturato, c'hai le tue sezioni, c'hai le tue discussioni con gli iscritti, eccetera, e quindi puoi anche orientare la tua scelta sulla base anche alla fine di una discussione democratica con chi rappresenti, no? Quindi gli iscritti del tuo partito. Sto facendo questo discorso perché nel piccolo ho vissuto la stessa cosa quando uscì da IDS in municipalità a Favaro e entrai nel gruppo misto. In quel momento mi trovai completamente nudo, quindi il problema, quindi del feedback, d'accordo, sei stato bravo, hai sbagliato, sono d'accordo con te, eccetera. Ma il prima, cioè il come riesci a stabilire che quella decisione è una decisione che può essere condivisa da chi ti ha scelto come rappresentante? Che mi richiama comunque a una militanza, a un'opportunità, a un legame di voti, un'appartenenza, eccetera. E mi sono posto anch'io la questione se avessi dovuto uscire dal gruppo del Partito Democratico e dal partito, ho visto o dare le dimissioni. Certo. Che questa no, dai, dimissione,
giusto o sbagliata che sia stata la mia scelta, è stata quella di provarci. E di provarci nella consapevolezza, come ho già detto, che non posso anche essere presuntuoso, che non ero io dalla parte sbagliata. Era il partito che stava andando in una direzione, il partito rappresentato dal gruppo in quel momento, che anche dalla giunta, che andava in una direzione che non era la nostra. È questo che mi ha fatto scegliere di rimanere, perché avrei potuto dire manda e vado a pescare, e quindi stavo tanto bene. Ed è questo che mi anima ancora, perché, viva Dio, 40 anni di militanza ne abbiamo passate le cotte di crude e di molto peggiori di queste, molto peggio di queste. Però la convinzione che questa città possa essere ancora recuperata, ancora salvata, e che invece non si faceva nulla, sto parlando soprattutto di questa città storica, non si stesse facendo nulla per arrivare al risultato, e che poi alla fine valesse più il mantenimento del potere ad ogni costo, cioè rimanere posizionati in quella posizione di governo della città ad ogni costo, anche a costo di chiamare Orsoni a fare il sindaco, cosa che non serviva a mio avviso a chiamare Orsoni, perché la sinistra avrebbe avuto comunque la maggioranza. Un grave errore e una dimostrazione di debolezza aver chiamato qualcuno che era completamente avulso dalla tua storia, dalla tua politica, per venire a fare il sindaco e salvarti. Le elezioni provinciali l'anno prima avevano dato a Venezia il 53% dei voti. Non si perde in un anno un elettorato poi di caratteristiche come quelle del centro-sinistra, di sinistra, in un anno non si perde 10% di voti, non si perdono 10 punti, si sarebbe vinto anche, gliel'ho detto, se candidiamo a Mognato, vinciamo lo stesso, si sono cagati sotto, scusatemi, questo è il termine, disperati, dobbiamo trovare, ma dovete trovare chi? 53%, quando lo smonti in un anno? Andiamo, rilanciamo, facciamo qualche cosa che cambi, no? Io che l'ho vissuta un po' quella stagione. La risposta è questa, perché secondo me per Orsoni non era stato solo questo, c'era qualcuno che voleva spostare però ti posso garantire che all'interno del Partito Democratico è stata questa, è paura di perdere. Eliminare il turbolenza di sé. Ma il motivo fondamentale della ricerca di un altro, abbiamo perso la provincia dopo 30 anni, perdiamo anche comune, no? Certo. Però è usato verso l'esterno, secondo me, questo argomento. No, ti posso garantire, non è vero quello che dici tu. Qualcuno all'interno delle formazioni e anche all'interno del PD ha lavorato per questo spostamento anche di tipo clericale religioso, no? Dai, un spostamento non solo di posizionamento politico, ma anche di ascendenza. E però la ragione fondamentale del gruppo dirigente di via Cecchini era questo: avevamo paura di perdere, va a finire che perdemmo, disperati dopo la perdita della provincia, non ci stavano più. Allora la ricerca, e ancora una volta purtroppo Cacciari ci ha lasciato la polpetta avvelenata, una volta l'ha fatto con Costa, una volta l'ha fatto con Orsoni, e noi ci siamo andati a vedere. Io ho una domanda su questa questione, perché mi pare che il tema della debolezza della maggioranza. Devo una risposta a lui. No, devo una risposta a lui. Sì, ma... sì. Sul tema della debolezza della maggioranza. Sul tema della debolezza della maggioranza, io credo che ci sia una questione che sta permeando, che diventa debolezza per tutti, che è questa. Tu parlavi prima, me lo sono segnato, dici qualcuno in qualche modo è interessato o ha un bisogno, mi contatta, no? Io penso che sia questa frantumazione, questa frammentazione di bisogni, interessi, domande
che siccome non è più componibile attraverso una griglia più alta e più strutturata, che chiamiamo progetto di società, che chiamiamo una volta la chiamavamo anche ideologia, tutta questa roba qua, ma siccome non abbiamo più e che i progetti di società diventano programmi che vengono presi e acquistati, il programma di Orsoni gli è stato consegnato, io ero presente, così, ragazzi, gli hanno dato in mano, perché quel programma era stato fatto da qualcun altro. C'era la cortina qui. E lui gli fregava niente di quel programma lì, perché era un pezzo di carta che non ha neanche letto. Certo. Tant'è che detto, ci sono scritte cose come i 5.000 alloggi, no? Di housing sociale, non so, tutta una serie di cose. Quindi il programma non è l'espressione del progetto di società, perché se uno dice io ho un programma che in qualche modo riflette in quel momento storico una visione, un progetto di società, stiamo ancora parlando di politica. Quando invece tutto diventa frammentazione di interesse, succedono delle cose tremende, perché da una parte diventa ingovernabile, secondo me, il sistema, cioè l'ingovernabilità nasce lì, che tu devi acchiappare pezzi che ti scappano da tutte le parti. Ma allora questa cosa, riportando al tema del consigliere, secondo me succede un po' anche a voi, perché se uno si ritrova con spinte, con domande che non hanno più una forma in qualche modo di organizzazione, di messa in forma, anche voi siete in grossa difficoltà nel momento in cui ricevete questo tipo di... Soprattutto l'opposizione che non hai la però... Cioè il rapporto tra passione e interesse, la password, è lì la crisi, sì, della politica. Ma la password ineludibile, che vale bene per tutti, è la disperazione con la quale ti avvicinano. Cioè tu non riesci ad allontanarti da quello che viene lì perché è disperato. Sì, ma la lettura di quella domanda, cioè io posso dire ho perso il posto di lavoro, tu comune dammi un posto di lavoro. Però voglio dire, lì dentro ci saranno tutte le declinazioni possibili. Ho perso il posto di lavoro perché me l'ha rubato il negro, no? Per esempio, me l'ha rubato l'abusivo. No. Ho perso il posto di lavoro perché. Questa declinazione è enorme, no? Che certo, può succedere dopo, dopo fai anche il filtro, ma se fai riferimento al fatto che i tanti interessi o i tanti bisogni ti deviano un po', no? È vero, perché ti portano via, anche se non riesci a fare chissà che cosa, ma solo il fatto di cercare di provare a fare qualche cosa per uno che è disperato, e non lo fai scardinando le regole dell'uguaglianza o cioè no, lo fai ascoltandolo e cercando gli strumenti che lo possono aiutare senza, lo può fare tranquillamente senza offrirgli un posto di lavoro che non merita o che non c'è in disposizione o chissà che cosa, ma lo devi fare, cioè al disperato che ti viene, e ce ne sono, guardate che è incredibile, di tutti i tipi, l'esperienza del consigliere comunale o di avere una qualche carica la consiglierei a tutti, perché è una scuola di vita straordinaria e ti mette a rapporto con cose che mai immagineresti. Ed è chiaro che se vengono dal sottoscritto perché hanno capito, o attraverso la stampa o attraverso conoscenza, che almeno qualche battaglia la faccio, no? Altrimenti non ti lasciano perdere, eccetera. Ma è, come hai detto, la password che usano è la disperazione che tu percepisci e che in quel momento puoi anche dire sì, come fanno tanti, e poi fregate. Però, se non lo fai, però sei... è la disperazione individuale, che però non fa mai il salto poi alla collettività, alla comunità. È venuto, almeno quello che è venuta l'altra sera una ragazza, vuol dire, lo devo, ma perché uno si interessi ma la disperazione collettiva la organizzi. È venuta. Sì, ma bisogna riuscire a fare quelli passare. Ho capito, ma se finiti i partiti, scusate, non ti vedeva speranza in partita, no? Avevi una speranza di fare qualcosa, adesso deve stare la disperazione. Se sommi 1.000 disperazioni, se mi disperai che io domando tutti i giorni risolvi un problema, ma se uno ha un corpo sociale intermedio non dice abbiamo tante disperazioni, ma 3 ne possiamo risolvere. Quali? Mangiare, dormire e avere un lavoro. Tutti gli altri, avere yacht, andare a suonare, cricket, lo vediamo dopo. Ma se non è più questa questione per cui lui si trova come consigliere autonomo, a non avere più l'appoggio o la
il radicamento del partito che l'ha eletto, perché ne è uscito. È quello che si dice. D'accordo, ma si trova in una posizione avvantaggiata perché lavora come deve lavorare qualsiasi rappresentante del popolo, con libertà di mandato. Altrimenti ricadiamo nel sistema del partito padronale, fai quello che ti dico io, se te ne vai, oppure in un partito diverso che non è tanto di forma che dice se non fai quello che ti diciamo noi te ne devi andare. Per cui non diventi più nemmeno uno che rappresenta un interesse, ma devi rappresentare i nostri e basta, e non parli con nessuno. Caduto il partito, restiamo così. Allora, sì, c'è Chiara? No, volevo solo dire, però, allora, vuol dire, forse il problema siamo noi che non organizziamo la richiesta. Ma cioè, i partiti sono questo nella Costituzione. Okay. Nella Costituzione della Repubblica Italiana, sì, partito ha questo ruolo. Ma che poi sono diventati masse di persone che guardano gli interessi e non la passione, sta nel fatto che noi non siamo capaci di entrare nei partiti, ma ce lo teniamo schifati. Posto che anch'io proprio, mi fa orrore l'obbligo di mandato perché è una cosa terribile, però il fatto che 10 persone al giorno vadano da lui per chiedere la risoluzione di un problema personale, certo. Ce ne sono altre 50 a cui non viene nemmeno in mente. No, che non hanno l'accesso. Non hanno l'accesso, non sanno di poterci andare. Anch'io prima mi chiedevo, certo. Beh, ma come potrei certo. fare? Poi batte la porta. Ma così rispondimi. D'altra parte lui non può risolvere 50 problemi certo. personali, ci mancherebbe altro, certo. non è la sua funzione. No, ma non lo può nemmeno fare come consigliere. E non lo può, perché come consigliere non comunale non lo può nemmeno fare. Faccio un esempio per capire, no? L'altra sera, proprio la settimana scorsa, viene tramite un amico, viene a parlarmi una ragazza, io ormai dico, insomma, ho una certa età nel parto di ragazzi, che ha lavorato per una cooperativa che ha in gestione una proprietà del comune, attraverso associazioni di sinistra, eccetera, eccetera. E questa ragazza rappresentava 50 altri ragazzi diversi che tutte avevano lavorato, prestato la propria opera per un anno e mezzo circa per questa cooperativa che è di sinistra e che non erano stati pagati. Questi avevano prestato la propria opera sulla base della partita IVA, no? Si hanno costituito la partita IVA, eccetera, quindi hanno dovuto anche pagare le tasse, di tributi, eccetera, erano esposti, alcuni avevano anche prestato soldi alla cooperativa, investito soldi e non erano stati pagati. Questa era non solo disperata perché si era trovata appunto esposta in questo modo, ma era anche incazzata in un modo ciclopico e giustamente. E quello che è venuto a chiedermi fa, ma cosa devo fare? Perché abbiamo già provato fa con qualche assessore che ci ha dato la garanzia e che davanti a noi ha chiamato il rappresentante della cooperativa e gli ha detto, ma è vero che in 2 mesi, 3 mesi mettete a posto tutto? Sono passati 6 mesi e questi continuano. E assieme a questo, chiaramente, dato che c'era, mi ha spiegato tutta una serie di comportamenti di questa cooperativa di sinistra, nell'uso delle risorse, eccetera, eccetera. Questa cosa la devo affrontare o no? È una delle tante cose a cui vengo, perché, come dice qualcuno, non serve che pago, c'era un mio amico che diceva che pago 5 euro al giorno per sapere i fatti degli altri. No, mi posso dire, non serve, anzi pagherei per non saperlo. Ci sono fuori della porta che aspettano, no, di dire le cose quotidianamente. E ce ne sono tantissime. È chiaro che non è che puoi risolvere quella bacchetta magica, però fa parte del ruolo di un consigliere, credo di un amministratore, e dimostra che siamo lontani dall'aver governato questa città con una certa efficacia. Ma le cooperative, alcuni personaggi le cooperative hanno io non lo conosco bene come criticare il PD, ma ha ragione anche lui, insomma, ricordate da dove che ti viene fuori, no? Io ho un'amica che lavora in CGL, non gli paga, gli obbligano a fare gli straordinari, non gli paga. Signora, all'interno del PD c'è qualcuno, non l'articolo 18, perché io sono in CGL. All'interno del PD c'è qualcuno che si fa allegramente i fatti propri, alle spalle del PD. Però questo impedisce alla domanda di organizzarsi, perché non...
non, vuol dire che il PD o qualsiasi altro partito non ha più quella funzione che dicevamo, non ce l'ha più. Io penso via dei gruppetti che fermo dove si dibatte come qua. Perché questo è una forma di partecipazione? Sì, ogni tanto siamo relativa però. No, non è relativa. Volevo. No, è aperta a tutti, ma la facciamo già. Trovo così al comunale che fa questa roba qua. Volevo rispondere a lui, sì, perché. Aspetta, 3 secondi dopo ti fa una domanda che sarà ancora più cattiva. Dai, allora, per quanto riguarda le, chiamiamo le contestazioni dell'andamento che secondo me dovremmo modificare, cioè l'andazzo di questa macchina comunale, del modo di governare, eccetera. Io per esempio ho fatto quel lavoro che è apparso anche sui giornali di dire, siccome sostengo che c'è un peso eccessivo del costo del personale in comune e nelle aziende, ho fatto quel lavoro di collage in cui ho messo in linea i 10.000 dipendenti che compongono il mondo variegato del comune per circa 3.300 e il resto 6.700 di altre aziende, Veritas, ACTV, Ames, ASM e via dicendo, AVM adesso. Questa è una cosa che ho fatto io e che è stata sulle pagine del Gazzettino per circa una settimana. Ho fatto anche la stessa cosa confrontando i costi della municipalità e i costi dell'amministrazione comunale, da cui viene fuori che noi paghiamo 11.751.000 dei costi di municipalità solo di funzionamento e in realtà paghiamo 9.500.000 di costo dell'amministrazione comunale, costa meno il comune. Pensato comune. Abbiamo fatto come gruppo misto, ma ho contribuito, quello studio sul social housing, sui 5.000 appartamenti promessi dall'attuale amministrazione, realizzati neanche uno. Neanche uno. Adesso hanno affidato a Insula l'ipotesi di prendere quelli già realizzati, che ce ne sono una decina, 12, e sono pronti per essere acquistati. Insula non ha i soldi per farlo, dovrebbe vendere almeno 2 appartamenti di quel che no, però non si può fare la vendita, per cui è tutto lì immobile. Presentato ieri mattina l'esposto sulla questa, quella che chiamo una pessima abitudine di prorogare i contratti di servizi, fornitura dei servizi, cosa che è vero che c'è una legislazione ondivaga in Italia, ma le direttive europee sono molto secche, non si possono prorogare i contratti di fornitura dei servizi. E invece il contratto di fornitura dei servizi sociali di accudienza domiciliare è stato prorogato di 6 mesi. Aveva una durata d'appalto di 2 anni, dopo una gara svolta correttamente, 2 anni, poi è stato prorogato del 25% di 6 mesi con una spesa di 5 milioni. Il valore dell'appalto era di 20 milioni in 2 anni, i 5 milioni rappresentano il quarto, no? E allora per presentare, siccome siamo stati accusati dal dirigente che ha fatto la determina, queste cose si fanno con una semplice determina di un dirigente che decide per una motivazione qualsiasi di prorogare. E ci ha incolpato noi come consiglieri comunali, come consiglio comunale, di non aver deciso, scelto una linea diversa di gestione, perché c'è una discussione infinita attorno a questi servizi, e quindi ha detto a un certo punto io ho dovuto farlo. Allora, per preparare l'esposto sono andato a vedermi anche se lui aveva fatto altre di queste proroghe o continuazioni, chiama continuazioni. Ebbene, negli ultimi 13 mesi questo signore ha prorogato 25 appalti o forniture di servizi, 25, per cui non è il consiglio comunale che ha omesso di decidere su questa cosa, è lui. E nel cercare questi 25, nel collezionare questi 25, ho visto quanti altri determine di servizi prorogati ci sono in comune. Per cui il ruolo di controllo che deve essere svolto dall'amministrazione nei confronti della macchina comunale, colpifero che viene svolto. Questo anzi, non c'era altro che la... Infatti era che volevo riprendere...
un problema politico. Allora, oggi sulla Nuova Venezia, ma credo anche sul Gazzettino, è venuto fuori il problema della casa. Il comune ha 5.000 appartamenti e ci sono gli sfratti in corso e l'assessore non è in grado di far fronte a questo problema. Ma questo è un problema. Negli ultimi tre anni la CTV ha aumentato i prezzi dei biglietti del 10%, quindi rispetto a tre anni fa il costo del biglietto è aumentato del 30%. È notizia di oggi che anche la bolletta dell'acqua aumenterà 10%. Quest'anno del 10%. Per la remunerazione del capitale investito. Esatto, la domanda... Ma tu non l'hai ancora detto, Va bene. Diciamo che l'amministrazione comunale con il suo rappresentante Ghetti ha sottoscritto questa ipotesi. Per la quale io sono nettamente contrario. Cioè la carnea del... Tutti quelli che hanno votato il referendum sull'altro caso. Non è per, no, è perché sono stato 7 anni dentro la nostra, quindi so di che cosa parlo. Allora la domanda mia è questa: qual è il ruolo di consiglieri di maggioranza, no? O come nel caso tuo del gruppo misto, su questi problemi? Perché questi riguardano tutta la città, non qualche cooperativa. Allora io credo che su questo terreno, di fronte all'aumento del paventato del 10%, il ruolo del Consiglio Comunale sia quello di dire sì o no, oppure meno. Identicasi sulla CTV. Cos'è che fate ogni 12 minuti invece che 10 minuti? No, ogni 7 minuti un vaporetto. Esatto. E elimini tutti gli altri che fanno traffico pericoloso in Casa Grande. Allora, il ruolo del Consiglio Comunale, quindi, nel caso specifico di Renzo Scarpa, qual è dentro il Consiglio Comunale su questi problemi? Perché questa è una questione politica, non è una questione... Grazie Gilberto, perché volevamo infatti passare a alcune questioni e potremmo cominciare per esempio da queste due questioni, acqua e trasporti, no? Perché mi sembrano due questioni di grande peso. E casa. Allora, Veritas ha un grande problema, che ha un amministrativo ogni due operativi. Questo è il primo problema di Veritas. E nessuna azienda di servizi può sopportare un peso del genere. Si potrebbe cambiare questo? Si può cambiare se la maggioranza decide di fermare le adesso io... vi ricordo che sono ma vi dico qual è il metodo per riportare queste aziende all'interno di un parametro di equilibrio di bilancio che non obblighi le aziende stesse a chiedere l'aumento tariffario ad ogni peso scontato. Allora il problema di Veritas è il peso che hanno gli amministrativi e vi posso garantire anche che ha lo stesso livello di occupazione del Veritas comune. Veritas ha più dirigenti di ACTU. E il peso di un amministrativo ogni due operativi è eccessivo e non può essere sopportato. Mi si risponde che come per il numero di dipendenti, 3.300 dipendenti del comune di Venezia, è comunque occupazione. In consenso. Io dico che non è occupazione, perché il 45% dei dipendenti del comune e delle aziende di ACTV, di Veritas e perfino di Venis abitano fuori del comune di Venezia. Per cui i cittadini veneziani pagano per lo stipendio e non avviene al contrario. Ma con Nogà il 45% dei cittadini che abita fuori dal proprio comune. Io sono sicuro che questo ragionamento è difficile da fare a sinistra, ma un amministratore deve avere il coraggio di farlo.
perché altrimenti non esce, o lo fa e impedisce e cerca di impedire l'aumento tariffario, oppure non fa nessun ragionamento e l'aumento tariffario è garantito. Però posso adesso su questo, solo io vi do solo una puntualizzazione su questo tema che è rilevante, ed è questo. Io ho la sensazione che se fosse vero, diciamo, che c'è una indicazione politica, avremo anche un punto a cui rivolgerci. Io purtroppo penso che la cosa sia ancora più grave, e l'esempio di Ghetti ne è esemplare in questo. Il signor Ghetti, il professor Ghetti, quello che è assessor Ghetti, non me ne frega niente, voglio dire, sicuramente ha firmato quell'atto di aumento delle tariffe dell'acqua, probabilmente senza cognizione di causa di quello che stava accadendo. Lo dico con un conforto, lo dico pubblicamente. Perché? Perché c'è un livello di autoreferenzialità ormai manageriale tale per cui queste macchine non hanno più nessun controllo dal punto di vista politico. Cioè, chi decide a Ventas è Arazzini, non è l'amministrazione comunale. Allora, io penso questa cosa, però se tu, Emanuele, hai delle altre informazioni, mi piacerebbe sapere. Perché dico questa? Perché ho la sensazione che questo livello di sganciamento produce una serie di conseguenze. Voglio dire, qual è il livello del dibattito? Perché se no, se la decisione è politica, mi piacerebbe sapere dove sta questa decisione politica. Cioè, se la decisione politica la prende Orsoni con Razzini, con Ghetti da qualche bar, in qualche bar, in qualche casa, sarà così. Anche quella non assomiglia a una decisione politica, okay? Non è una decisione politica, è una decisione di una cordata di gente che in qualche modo ha un controllo politico, un controllo decisionale. Ma sicuramente, voglio dire, i luoghi in cui le decisioni sono pubbliche e politiche, quindi pubbliche, io non li vedo. Te lo dico perché, guarda, quando facevo un po' politica, per esempio, ho scoperto, ma per caso, voglio dire, perché ad Oro si sapeva, ma a Venezia non si sapeva, che c'era Veritas che andava in giro a comprarsi le azioni, ok? E che ricomprava le azioni dei comuni, e che voleva dire che c'era una struttura che diventava indipendente, sganciata anche dagli stessi proprietari e stakeholders. Però allora, non sì, no, solo però, adesso restiamo però un attimo su questa roba, perché non solo le aziende aumentano, la pressione tributaria del Comune di Venezia 2011 ha fruttato 72.853.976 euro, 72.800. Nel 2012 ha fruttato 150 milioni di euro. Ecco, pressione tributaria decisa, cioè è intervenuto l'IMU, tutto quello che vuoi, ma il comune ha il potere di giocare, no? È intervenuto l'addizionale, non ha giocato un cazzo, hanno giocato tutta la positiva. Perché, ritorno alla risposta, dobbiamo aumentare le tariffe in continuazione. Vi do una chicca, che è quella che racconto sempre, che è l'uso delle risorse che si fanno, che obbliga poi all'aumento delle tariffe e delle tasse. 2010 si insedia Cacciari, scusate, no, 2005 si insedia Cacciari dopo Costa. Lo ricordate il periodo di Costa, no? Ha speso 1,5 milioni solo di consulenti. L'ufficio esatto, lo staff. Allora, la situazione debitoria del Comune di Venezia era straordinariamente elevata, più elevata di quella che c'è adesso. Solo Veritas avanzava qualcosa come 20 milioni di euro di servizi svolti e mai pagati. No, il Comune non li aveva, e allora cosa ci si inventa? Ci si inventa di vendere la sede di Sant'Andrea a Veritas, che in questo modo, anche acquistandola, si rafforzava dal punto di vista patrimoniale. La sede valeva 40 milioni, 20 me li sconti e 20 me li pagano. Allora succede quindi che il cittadino proprietario del bene vende a se stesso, perché è proprietario anche di Veritas, la sede, e la deve pagare con gli interessi bancari. E questa è una cosa, dove la paga? Sulle bollette, no? Già abbiamo aumentato le bollette,
Ma questa è una prima cosa. La seconda cosa è che siccome Veritas che si fa il mutuo e che paga un tot all'anno non riesce a pagare entro i primi 5 anni, nell'insediarsi di questa amministrazione del 2010 ha ancora un debito di 9 milioni di euro che da questa amministrazione viene ceduto alle banche a costo di interessi bancari. Per cui il bene che è di proprietà dei cittadini viene venduto agli stessi cittadini che lo devono acquistare con interesse e devono pagare anche l'interesse sul reddito sul credito residuo che il comune ha nei confronti di Veritas. Questo moltiplica la spesa e non dà risultato di servizio. Uno esempio di questi. Ma potrei, sì, restiamo su ACTU perché è di questi giorni, no? L'aumento, la riduzione. Su documenti dell'azienda si legge che la navigazione necessita di 513.143 ore l'anno e che di queste 513.000 cioè servizi minimi questi sono? No, servizi completi. Di queste 513.488, secondo me si sono sbagliati, ma sono documenti ufficiali di CTV. Sono pagati 488, quindi circa il 90% degli introiti di tutta CTV, sto parlando di tutta azienda, tutta l'azienda, non solo di Venezia in questo caso, è dato dai biglietti, dei titoli di viaggio dei residenti e dei pendolari. E questo significa che alle 513, alle 488.000 ore si deve sommare un quantitativo di ore pagate dai residenti e dai pendolari sufficiente a far andare inattivo già da subito la navigazione. Ma ci sono anche i dati numerici. E che questo vuol dire che i 95 milioni che derivano dal turismo dei titoli di viaggio, questa è la cifra che arriva alla CTV dai titoli di viaggio turistici, sono tutti attivo di bilancio, secchi, è un caduto, e questo consente alla CTV di ridurre i servizi, cioè questa situazione consente alla CTV di ridurre i servizi. Servizi di navigazione, che dicevamo prima, Venezia è quella miniera che distribuisce, che viene usata per un territorio molto più vasto, ma non ha un ritorno in termini di qualità della vita, anzi i 58.000 residenti che sono diminuiti, poi si è andati sotto la soglia appunto in questi giorni, cosa hanno portato come azione istintiva per questa amministrazione? Voi avete conoscenza che qualcuno abbia alzato la mano, no, dobbiamo fare almeno, no? Zero. La qualità della vita è, Venezia ormai è sotto della metà della classifica delle città, dei comuni italiani, al primo posto ci sono Trento e Bolzano, ma Trento e Bolzano che fanno parte di province a statuto speciale che usufruiscono di risorse straordinarie, non hanno più soldi, non sono più ricche di Venezia, sono governate diversamente, ma hanno una restituzione di soldi dallo Stato, sono semplicemente governate male. Al 106%. Dopo è anche vero, a onor della dirla tutta, che il Veneto nel conto dei contributi dello Stato, cioè di quella parte della tassazione della fiscalità generale che noi mandiamo a Roma e che torna indietro, il Veneto è l'ultima regione. Ha il ritorno pro capite per ogni abitante minore di qualsiasi altra, addirittura mi pare 250 circa euro a persona d'abitante contro i 1000 rotti della Val d'Aosta, contro gli 800 della Campania, contro i 1000 qualcosa della Sicilia. Comunque ci sono tante altre città, ci sono problemi anche di finanziamento, di ritorno, eccetera. Però alla fine Venezia continua ad essere una città estremamente ricca, è una miniera, solo che, come dice il CTU, troppo oro sulla miniera, troppo, bisogna allontanarsi un po', e quindi riduciamo, e quindi complichiamoci la vita, perché alla fine
ci saranno più residenti che andranno chiusi e quindi che useranno, pur pagando. Da questo ragionamento aggiungiamo PMU, le realizzazioni di pontieri, di stazioni, eccetera, che sta facendo PMU, che sono tutti soldi pubblici. Per cui i cittadini veneziani, se prendiamo tutto il comune, terraferma e navigazione, almeno il 65% di costi di gestione li pagano i cittadini attraverso i contributi che vengono dallo Stato e dalla Regione, che sono il punto di ritorno dalla fiscalità generale, quindi sono i soldi nostri, e i titoli di viaggio che pagano direttamente, il 65%. A livello territoriale, a livello comunale. Nella navigazione sta roba invece è esclusiva, perché già siamo in attivo con queste due voci, i 90 milioni sono lì e qualcuno li sta usando. C'era un po' una cosa, cioè attribuire ai manager comunali o comunque un'autonomia così elevata, vi posso assicurare che io non ci credo nemmeno se vedo questa cosa qua, anche perché per qualche anno sono stato amministratore di Rutoni e quindi sono tutti in qualche maniera attaccati a quella parte politica di cui si diceva prima, che non è ben chiara, no? Di qualcuno che non è magari tanto evidente, ma che sicuramente è all'interno di un organismo politico e che sicuramente dà le direttive affinché quel manager faccia questo o faccia l'altro. In taluni casi i manager vengono addirittura imposti da un livello politico superiore a quello di livello cittadino. Quindi non è che questi sono così autonomi, cioè noi non siamo autonomi in niente. Io non posso inventarmi di fare delle cose autonomamente. Ma in termini di cui parlava prima Renzo, è a fronte di una delibera. Io posso prorogare per un X, ma non è che posso continuare a farlo in eterno, perché devo avere un appoggio. Allora, o c'è l'appoggio tacito, non tacito, del politico, di quello che. Perché oggi veramente abbiamo perso la dimensione. Prima c'era un gruppo dietro, adesso ci sono anche delle singole persone che hanno un potere politico enorme, che forse se lo sono autoacquisito, forse se lo sono autoincensato, ma è reale. Perché altrimenti un comune, con quello che è successo, prendeva il signor Panettoni, lo prendeva per un orecchio e diceva: scusa maestro, tu o in 5 minuti ripristini gli orari, o se no tu prendi la tua seggiolina e te ne vai. Invece hanno fatto una holding, cui lui è stato messo a presiedere, e quindi li continua imperterrito. Questo credo sia un caso di una nomina fatta da un livello superiore della politica che impone i manager alle città, ai luoghi. No, questo hai ragione. No, l'unica questione che secondo me è proprio la ricostruzione, diciamo, del canale allora di decisione, che non è che è totalmente opaco e totalmente inverificabile. Va da Ossoni, probabilmente non credo nemmeno in bar, gli va proprio in ufficio, e gli dice, e attenderà il verbo divino e gli dirà: fai così, fai colà, nella migliore delle ipotesi. E certo che qualcuno non abbia scritto Orsoni che cosa gli deve dire a Razzini. Quindi ritorniamo al discorso. Non è solo il direttore, anche l'ultimo che avevi fatto tu prima. È l'amministrazione, sì. Che è inutile poi nascondersi dietro al bando pubblico per chi vuole partecipare a tutto. Poi. Sì. Ma comunque ci sono alcuni concorsi, le aziende non fanno concorsi, prendono la gente per. A dimostrazione del grande piano strategico. Nella relazione provvisionale programmatica legata al bilancio 2012-2014 c'era questo alla fine e parlava delle alienazioni di beni immobiliari previste nel triennio, no? E quelle stesse potranno derivare dalle alienazioni delle quote azionarie SAVE, già fatto, Veritas, AVM, AMES e altre società partecipate minori, anche in relazione alla nuova normativa sui servizi pubblici locali, oltre che dalla cessione di quote del fondo immobiliare Città di Venezia. Stiamo vendendo tutto. E solo quello della SAVE è stata un'idiozia unica. Solo per motivi di equilibrio di bilancio, non sulla base di un progetto per cui vendo, ma per fare quella cosa. Magari per acquistare i mobili. Però allora, anche lì, cioè, il problema è che
Simeonato, no? Quando si mette a far preparare questa roba qua e crea del bilancio. Noi abbiamo avuto una piccola esperienza che avevamo tentato di cominciare a costruire per un dibattito sul bilancio partecipato. Io penso che l'unica maniera, ma mi chiedo se come consigliere tu pensi di poter aver svolto un ruolo quantomeno diciamo simbolico da questo punto di vista, non so se c'è un punto di vista poi effettivo, però simbolico sì. Cioè o si ricostruisce diciamo un quadro in cui sia chiaro ai cittadini quali sono le grandi scelte che stanno davanti, perché io per esempio apprezzo molto tutta l'analisi molto documentata che tu fai sulla razionalizzazione della macchina comunale eccetera eccetera, però attenzione che lì dentro se non facciamo un passo più alto politicamente le razionalizzazioni delle macchie comunali, la lotta contro gli sprechi eccetera eccetera è anche un modo sostanzialmente per ridurre poi il peso pubblico all'interno di determinati settori strategici, cioè, questo è stato fatto puntualmente, no? Allora il rischio è che se non rilanciamo il dibattito pubblico e privato, capendo quali sono le grandi scelte che stanno dietro questa cosa, no? Finiamo col perderci, ed è secondo me quello che sta accadendo, che nella tecnicalità che si usa quotidianamente, sta anche lì un pezzo della frammentazione che poi produce opacità, che produce incapacità di controllo, eccetera, eccetera. Allora, cioè quello che voglio dire io è c'è uno spazio ancora per in qualche modo riuscire a rimettere al centro le grandi scelte, no? Le grandi scelte sono scelte sicuramente di compatibilità, cioè, io sono d'accordo che la compatibilità significa se tu hai risorse puoi spendere, se non hai risorse non spendi, e però dall'altra parte politica significa determinare le priorità. Allora le priorità secondo me oggi non stanno assolutamente nel dibattito politico cittadino. Cioè quando uno dice, ma insomma, quali sono le priorità del governo di questa città? Sono assecondare la sua trasformazione nella grande giostra turistica che produce un sacco di quattrini privati? No, governare il turismo. E che questa cosa però, voglio dire, non sta in nessun dibattito esplicito, cioè nessun dibattito è esplicito e dice, a numeri alla mano questo sì Renzo bisognerebbe fare, dire quant'è il fatturato dell'economia turistica a Venezia. Io lo dico sempre, guarda, bisognerebbe fare una bella stima, che non ci vuole molto, basterebbe lavorarci con un minimo di dati. Qual è il fatturato dell'economia turistica a Venezia? Qual è il gettito che viene toccato dal pubblico, del gettito tributario di quel fatturato di economia turistica? Allora scopriremo che fatto secondo me tranquillamente qualche miliardo del fatturato dell'economia turistica a Venezia, toccare quote anche minime significherebbe sovvertire in maniera rivoluzionaria la macchina comunale e la finanza pubblica comunale. Questo è un dibattito che per esempio non c'è, cioè questa è la critica che ti faccio in maniera molto esplicita, cioè apprezzo molto il lavoro certosino di andare a lavorare sulla razionalizzazione, però non vorrei che mentre noi ci occupiamo in qualche modo di mettere a posto i tasselli, qui ci portino via la casa, no? E mi preoccupa molto questa cosa qua. Però mi pare che il problema è nato questo, quando i comuni, io l'ho vissuto all'università, l'università pian piano creano delle aziende autonome che si privatizzano, fanno assolutamente quello che vogliono e l'università non controlla più praticamente i suoi soldi, diciamo. Lo stesso è avvenuto al comune, cioè a un certo punto i comuni si sono aziendalizzati, hanno fatto delle aziende che addirittura arrivano al punto che dicono beh, adesso la vendiamo, cioè la privatizziamo. Prima lui annunciava la privatizzazione della CTV, per esempio, possiamo vendere la CTV. È una cosa di cui appunto i cittadini non hanno assolutamente condizioni. Però mi pare che è giusto discutere questo in confronto di Renzo e di questa cosa, però mi pare anche che il vero problema è la dissoluzione del controllo democratico. La vera patologia è quando il Partito Comunista, poi il PD, eccetera, ha deciso che aboliva i suoi iscritti per essere un gruppo di poche decine di persone che maneggiavano tutto, quindi si è perso ogni tipo di controllo democratico. Allora è molto difficile
capisco molto bene la, la difficoltà della sua posizione, perché diciamo, che rapporto hai con la città? Ma la città non esiste più, perché non esiste il luogo dell'organizzazione, se non, perché non è un rapporto di oggi, è un rapporto con 10, 20, 30 persone, tutte in rissa fra di loro, però in realtà con un legame corporativo molto forte, ma non c'è più nulla. Le sezioni si chiamano adesso centri di comunicazione, non si chiamano più sezioni, perché la gente non ci deve essere. Quindi la responsabilità è molto nostra, no? No, ma infatti non è un processo sicuramente. No, 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 ma io mi sparrei se fosse. Però se Giovanni, come sai, insomma, l'esercizio che stiamo provando a fare. Andato in Russia, l'esercizio che stiamo provando a fare è capire qual è lo stato di salute o quali sono gli spazi di agibilità politica, perché poi voglio dire, a noi ci interessa non soltanto fare analisi, ma ci interessa anche andare un po' più là. Qual è lo spazio di agibilità politica a partire da quella che è la geografia attuale? Cioè, voglio dire, nel suo ruolo, per esempio, in un gruppo misto, che svolge sicuramente, come è il caso di Gianluigi, voglio dire, cioè sono ruoli anche di osservatori rilevanti. Però ecco, mi piacerebbe che. No, cosa... è diverso, è questo il punto. C'è una struttura, no, c'è gente che si trova, che parla. Io non intervengo perché non è il mio turno. Non è... sì. No, però voglio dire, sto dicendo anche nella funzione minima, allora mi sono espresso male, anche nella funzione minima. Cioè questa è la differenza. Sì, però mi sono espresso male, anche nella funzione minima di osservatore, di punto di contatto, veicolare informazioni. Però informazioni che riescano ad avere un minimo di livello di elaborazione, perché sennò tanta informazione e nessuna informazione. Questo è il problema. Ecco, cioè buttare lì, se io posso buttare lì, infatti è la tecnica che si usa, buttare lì centinaia di migliaia di dati, dopodiché sono inservibili, no? Allora il problema del far politica è probabilmente tornare a fare questo lavoro di elaborazione, selezione, organizzazione delle informazioni, che poi uno sappia quali sono quelle pesanti, rilevanti e quelle che invece sono secondarie. Questa è una cosa, secondo me, non lo so, anche nella vostra esperienza, voglio dire, proprio del quando vi arriva la documentazione, per esempio dalla giunta, no? Comunque è vero che il potere si è trasferito dai partiti alle amministrazioni, qualsiasi grado di amministrazione ha assorbito tutto il potere che fino a quel momento era stato distribuito un po' i partiti, un po' le amministrazioni, cioè c'era un rapporto osmotico tra l'una e l'altra, ma e questo già da almeno una quindicina d'anni, questo cambiamento radicale, riforma dei poteri del sindaco, riforma, no, accentramento, eccetera, eccetera. Per cui non scopriamo nulla se non le cose che abbiamo detto, e in questa ottica i partiti diventano raccoglitori di consenso che vengono imboniti di volta in volta. Imbonitori. E magari, permettetemi di dire, anche comprati. Perché i 10.000 dipendenti di questo mondo a cui è andato,